Buonasera, sono Fabio Albanese, sono un giornalista. Quando si parla di guerre, ma anche quando si parla di gestire il potere politico, una delle prime parole che vengono in mente è propaganda. Gli esempi sono tanti, da quelli meno recenti che ci portano a Radio Londra, alla Seconda Guerra Mondiale, o anche all'esibizione muscolare nelle parate naziste e fasciste. Ci sono esempi più recenti, quelli che riguardano le guerre cosiddette asimmetriche e i giornalisti embedded. E poi ci sono esempi di questi giorni, di queste settimane, e sono legati allo sviluppo dei social media e a come i social media hanno moltiplicato in maniera esponenziale la diffusione delle notizie, vere o false che siano, e abbiano creato un mondo parallelo per cui quello che gira sui social media non è più controllabile e nessuno è più in grado di capire se si tratta di informazioni vere o se si tratta di informazioni false. Bene, questo è stato capito molto bene anche da chi si muove nell'ambito dei conflitti e delle tensioni, e addirittura per alcune guerre, e vedremo stasera quella che riguarda l'ISIS, per alcune guerre è questo il modo in cui poi anche l'informazione ufficiale attinge alle fonti, perché in una guerra come quella dell'ISIS non ci sono fonti locali attendibili, non ci sono giornalisti che vanno a vedere quello che sta succedendo. L'unica maniera per poter avere informazioni è quello che si trova sui social, su YouTube, i filmati che tutti conosciamo. E quindi col passare del tempo gli strateghi di queste guerre hanno capito che il primo passo per vincere una guerra è proprio quello di saperla comunicare per i propri fini. Ai tempi dell'Unione Sovietica si chiamava disinformazia, oggi probabilmente si chiama regola numero uno. E quindi sapete bene che questo modo di comunicare è stato utilissimo per giustificare gli interventi armati occidentali in Afghanistan e in Iraq, e adesso accade anche dall'altra parte, cioè anche dall'altro lato hanno capito che comunicare una guerra è più utile, più fruttuoso in alcuni casi di combatterla sul campo. E quindi stasera parliamo, analizziamo come l'ISIS sta, da questo punto di vista, comunicando con il mondo e con il proprio popolo, perché l'escalation militare dell'ISIS va di pari passo con una escalation comunicativa che ha sorpreso un po' tutti, soprattutto le potenze occidentali. Dunque l'ISIS e il suo successo mediatico sono al centro di questa conversazione di questa sera con Loretta Napoleoni, che è tra i massimi esperti di terrorismo, economista, analista, scrittrice, consulente di numerosi enti internazionali e forze di sicurezza, oltre che editorialista per diverse testate in tutto il mondo, fra le quali Il Paese, Le Monde, Guardian. Il punto di partenza ovviamente è il volume che ha pubblicato in Italia per Feltrinelli, ISIS, lo stato del terrore, chi sono e cosa vogliono le milizie islamiche che minacciano il mondo. E dunque cominciamo questa conversazione con cos'è l'ISIS, anzi a proposito, ISIS come scrivono la maggior parte dei giornali italiani, IS come scrive Repubblica e Avvenire. Sì, dunque buonasera. E proprio l'inizio del libro in realtà parla della semantica, nel senso ci sono tante definizioni. Il presidente Obama, per esempio, ha scelto ISIL, dove la L sta per Levante, mentre invece
comunemente noi parliamo di ISIS, dove la S sta per al-Sham, che è, diciamo, il nome arabo della Siria, quindi di quella regione là. In realtà questa, diciamo, confusione sui nomi nasconde il desiderio di negare l'evidenza, nel senso lo Stato islamico, a differenza di qualsiasi altro gruppo armato o gruppo terrorista del passato, si è presentato al mondo simultaneamente con la costituzione di un nuovo Stato, il Califfato. Noi prima non sapevamo nemmeno che esistessero, in realtà esistevano, hanno iniziato questa loro carriera addirittura nella metà degli anni 90 in Giordania, però diciamo l'ingresso sul palcoscenico mondiale è coinciso con la creazione del califfato, e quindi questo ha preso un po' tutti in contropiede, nel senso non è accettabile che un'organizzazione armata costituisca uno Stato, non possiamo noi democratici occidentali accettare che la costituzione di uno Stato avvenga attraverso la violenza politica, a meno che chiaramente non ci sia una rivoluzione e questa risoluzione viene vinta, ma non è questo il caso. Quindi la domanda che cos'è l'ISIS è una domanda molto importante, perché definisce, diciamo, l'argomento di cui parleremo questa sera. Come io spiego nel libro, non importa che questo Stato sia uno Stato definito da noi uno Stato terrorista o che sia uno Stato che non viene riconosciuto dalla comunità internazionale, quello importa è come viene percepito all'interno del territorio che esso controlla, e gli elementi fondamentali dello Stato sono due: garantire l'ordine pubblico e garantire la sicurezza nazionale. Ecco, l'ISIS nei territori che ha conquistato fa esattamente questo. E attraverso questa politica, in un certo senso, di pacificazione di aree che sono state dilaniate dalla guerra per svariati anni, è riuscito ad ottenere un consenso tra la popolazione. Chiaramente noi parliamo di una popolazione altamente omogenea, quindi una popolazione sunnita, ma è chiaro che nella creazione di uno Stato si cerca di creare un'entità che sia il più possibile omogenea, perché insomma il multiculturalismo, come voi ben sapete, non funziona nelle democrazie più avanzate, quindi immaginiamoci come può funzionare nella creazione di un nuovo Stato. Quindi diciamo, questa è una popolazione altamente omogenea che ha espresso un determinato consenso nei confronti di questo nuovo potere politico, che si è presentato sicuramente come un conquistatore attraverso la violenza politica, ma che però poi gestisce questo Stato in un modo migliore di come invece queste regioni sono state gestite in precedenza. Quindi parliamo di uno Stato, non parliamo di un gruppo armato. Secondo me è molto importante chiarire questo punto. E poi lui scrive nel libro che per la prima volta dalla fine della Prima Guerra Mondiale un'organizzazione armata sta ridisegnando le mappe del Medio Oriente. E in che senso? Ecco, questo è un altro elemento importante, cioè non a caso diciamo, la presenza dell'ISIS ha avuto grande successo in una particolare parte del Medio Oriente, che diciamo è quella parte del Medio Oriente che io definirei un po' dal punto di vista nazionalista fittizia, cioè l'abbiamo creata noi, cioè i confini sono stati delineati dai francesi e dagli inglesi, tant'è vero che guardate la carta geografica dell'Iraq, per esempio, tanti dei confini sono confini tracciati con il righello. Ecco, questo è stato un errore tremendo, perché si sono separate delle regioni che invece dal punto di vista etnico, anche dal punto di vista religioso e culturale, erano delle regioni, diciamo, omogenee, unite. Qual è la differenza tra la Siria e l'Iraq lungo il confine che va nella provincia di Anbar, che tra l'altro è uno dei punti, diciamo, di forza dello Stato islamico? Se voi viaggiate, adesso non ci andiamo più, però
In passato, quando si viaggiava in queste regioni, si aveva proprio la sensazione di viaggiare all'interno di una realtà che era una realtà unica, eppure una parte era siriana, una parte era irachena. Quindi lo Stato islamico riesce ad avere questo consenso anche presentandosi come l'espressione nazionale di un'identità, di una realtà politica che è una realtà endogena, quindi che non è più imposta dai poteri occidentali né dall'impero ottomano, ma che torna in un certo senso a quelle che sono le origini del califfato, quindi parliamo del VII secolo. Quindi dell'Arabia, della penisola arabica, del Medio Oriente del VII secolo. È molto importante questo punto, perché in realtà se noi guardiamo la storia del mondo musulmano, l'unica manifestazione politica, quindi la realizzazione, diciamo, del sogno politico, dell'utopia politica che noi abbiamo realizzato in Occidente con la creazione dello Stato-Nazione, ecco, per loro l'unica è stata il califfato. Con il crollo del califfato c'è stata una dominazione dopo l'altra, quindi c'è stato l'impero ottomano che molti confondono tra l'altro con il califfato, ma che non ha nulla a che vedere, quindi una dominazione da parte, diciamo, di un impero che era a loro estraneo. E dopodiché, quando ci sono stati i primi tentativi da parte di intellettuali musulmani, in particolare egiziani, di replicare l'esperienza della creazione dello Stato-Nazione europeo, la risposta dell'Europa è stata la colonizzazione di quelle regioni. Quindi lo Stato islamico è in realtà la prima vera manifestazione di questa utopia musulmana, che è rimasta un po' sospesa, diciamo che è rimasta un po' un sogno, dalla caduta del califfato fino praticamente al 2014. E questo è un messaggio molto potente, ecco perché questi giovani europei anche vanno a combattere, perché l'idea è, il messaggio è un messaggio altamente patriottico. Ed è il sogno dei genitori, dei nonni, di tutta quanta, diciamo, i loro avi, che per secoli e secoli hanno sognato di creare il loro Stato. Ecco, finalmente lo Stato islamico dà la possibilità di essere uno dei padri fondatori di questa nuova nazione. Quindi ISIS non vuol dire entità arretrata, anzi no, l'opposto. No. Leggevo di recente un articolo sul Corriere della Sera nel quale si parlava di un militante dell'ISIS, il nome me lo sono appuntato, Abu Ramaysa al-Britani, che ha scritto una sorta di guida allo Stato islamico, descritto come una sorta di Eden, quindi un paese magnete di talenti, un regno in espansione che ha una buona rete di mezzi pubblici, dove a un dollaro si possono comprare succhi di frutta fresca. È solo propaganda o c'è del vero? Ma dunque, sicuramente c'è tantissima propaganda, però diciamo la parte che ho appena descritto, questa grande spinta patriottica, non è propaganda. Cioè, in realtà, adesso pensiamo un attimo, mettiamoci nei loro panni, perché secondo me è l'unico modo per capire quello che sta succedendo è mettersi nei loro panni. Allora, un ragazzo ventenne, nato magari in Iraq, diventato profugo con la famiglia dopo il 2003, finito in Danimarca, un ragazzo che magari ha studiato, anche ha fatto l'università, molti di questi ragazzi sono laureati, tra l'altro molti in scienze delle comunicazioni, interessantissima questa cosa. E improvvisamente questo ragazzo si rende conto che non appartiene né all'Iraq dei genitori, perché chiaramente questo ha lasciato l'Iraq magari quando aveva 3-4 anni, né appartiene però al mondo occidentale, nel senso, sono sospesi questi giovani tra due culture che sono due culture che in un certo senso non riescono ad essere riconciliate. In più sono due culture che in realtà cercano di escluderli, perché o tu sei completamente occidentalizzato oppure tu non appartieni
alle culture occidentali. O tu sei completamente irachizzato, quindi o tu sei come i tuoi genitori, come i tuoi nonni, oppure tu non appartieni a questa generazione, quindi non ci puoi avere il telefonino, non puoi uscire con le ragazze, non puoi metterti i blue jeans e via dicendo. Ecco, immaginiamo che attraverso l'internet, quindi di sera, di notte, davanti alla propria stanza, nell'angoscia di questa crisi di identità profonda, arrivano questi messaggi da questa organizzazione, da questo Stato che dice: qui c'è posto per te, non solo c'è posto per te, noi abbiamo bisogno di te, senza di te noi non possiamo costruire questo Stato, e questo sarà uno Stato che ti darà, che darà libertà non solo a te ma a tutti i musulmani, in un certo senso. Un po' il messaggio di Israele, io questo lo dico nel libro, è un po' il messaggio della creazione di Israele. Perché è stato creato Israele? Perché Israele doveva essere lo Stato di riferimento che avrebbe protetto tutti quanti gli ebrei, che avrebbe impedito un altro olocausto. È un messaggio molto simile ed è un messaggio altamente seduttivo, specialmente se uno ha 20 anni. E questo, secondo me, che i nostri politici non riescono a capire. Cioè, qui non si tratta di bombardare degli esaltati o dei militari o dei giovani che vogliono giocare a fare Rambo. Qui si tratta invece di fare un discorso di integrazione multiculturale all'interno di realtà tipo appunto l'Europa, ma anche gli Stati Uniti, in cui purtroppo questo esperimento è fallito in un modo tremendo e continuerà a fallire, nel senso, noi adesso abbiamo alle porte dell'Europa milioni di siriani e tra 20 anni noi ci ritroveremo di fronte allo stesso problema. Se questi siriani non vengono integrati all'interno della nostra società, ma questo richiede un livello di maturità, secondo me, altissimo a livello culturale, e poi richiede anche un benessere economico che noi non abbiamo. Non è un caso che tutto questo succede in concomitanza con la più seria crisi economica che abbiamo avuto dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Io sono sicura che se la situazione economica era simile a quella degli anni 90, lo Stato islamico non avrebbe attecchito così tanto tra i giovani. Ma oggi, proprio perché manca questa alternativa, ecco, questa seduzione diventa irresistibile. Poi però ci sono gli sgozzamenti dei combattenti e soprattutto degli occidentali, e con questi filmati che girano attraverso i social, che nel giro di poche ore arrivano ovunque nel mondo, che creano grande paura, grande tensione, creano sconcerto fra le popolazioni occidentali. Ecco, come vanno di pari passo il terrore e la ricerca del consenso popolare che l'ISIS fa? Sì, dunque, questa è una strategia molto molto avanzata, nel senso, esistono due messaggi che sono completamente diversi. Quindi il messaggio di cui abbiamo parlato fino adesso è, diciamo, il messaggio seduttivo nei confronti dei musulmani stranieri, ma anche, diciamo, il messaggio di uno Stato che vuole riportare la pace nelle regioni che ha conquistato. Dall'altra parte, chiaramente, c'è la creazione di un nemico, che chiaramente siamo noi, l'Occidente, che diventa un nemico che minaccia la sopravvivenza di questo Stato. E quindi questo nemico viene presentato come un nemico, direi, tremendo, nel senso, l'uso dei droni, l'uso delle macchine per combattere questi bombardamenti fatti senza in realtà sapere chi viene colpito e chi non viene colpito, da macchine. E tutto questo viene percepito dalla popolazione all'interno dello Stato islamico come, diciamo, una minaccia assolutamente inumana.
E nello stesso tempo lo Stato Islamico proietta al di fuori, quindi verso di noi, un'immagine barbara, che è quella lì degli sgozzamenti, e lo fa in realtà per terrorizzarci. Cioè l'unico modo per poter proiettare un'immagine di sé infinitamente più potente di quella che ha, perché in realtà non sono così forti come noi pensiamo che lo siano, è quello di presentarsi come una forza barbara, una forza inumana, che ha una potenza anche inumana. È un po' il parallelo, direi, tra i droni, no? E questa, queste immagini barbare. È una guerra che uno immagina è una guerra da medioevo, cioè non è una guerra moderna, perché uno ha questa idea che le guerre moderne rispettano la Convenzione di Ginevra, cosa non assolutamente non vera, però diciamo noi non abbiamo mai avuto la possibilità di toccare con mano le atrocità della guerra, a meno che non ci siamo trovati noi stessi nella guerra, ma insomma, in Europa è dal 1945 che non ci sono guerre. Invece improvvisamente lo Stato Islamico te la porta dentro casa, nel senso ti porta gli sgozzamenti, ti porta queste immagini violente di soldati arabi che vengono bruciati dentro una gabbia, quindi la teatralità è studiata per massimizzare quello che è il terrore della guerra. Io ho 60 anni, quindi non l'ho vissuta la guerra, però mi ricordo mia nonna che mi raccontava di quando sono arrivati i tedeschi a Roma. Mi ricordo dei film che guardavamo, del neorealismo, e mi ricordo anche che fino a quando ho avuto 15 anni, io ero terrorizzata che ci sarebbe stata un'altra guerra. Cioè ero convinta che ci sarebbe stata un'altra guerra, nel senso, ce ne abbiamo avute due, cioè mia nonna ne ha vissute due, mia madre ne ha vissuta una, non vedo perché io. Oggi invece è diverso il discorso, cioè la lontananza dalla guerra in Occidente, e poi negli Stati Uniti non ne parliamo perché non ce l'hanno mai avuta in realtà, la lontananza dalla guerra è tale che la guerra è diventata uno spettacolo televisivo, cioè uno accende il televisore, no? E guarda il film sulla guerra in Afghanistan. Invece lo Stato Islamico ci riporta attraverso quelle immagini a quella che è la quotidianità della guerra, cioè il terrore quotidiano della guerra. E sono stati abilissimi nel farlo. Nel senso, il mondo è letteralmente terrorizzato. Adesso è vero che hanno fatto questi sgozzamenti, però se vogliamo fare un parallelo tra ecco, per esempio le torri gemelle, anche le torri gemelle ci hanno scosso, però non a questi livelli, cioè sono passati 15 mesi dalla prima volta che abbiamo sentito parlare dello Stato Islamico e l'intensità della paura è, secondo me, è aumentata invece che diminuita, cioè non ci siamo abituati al fatto che c'è lo Stato Islamico, che lo Stato Islamico sgozza le persone. E perché non ci siamo abituati? Perché continuamente abbiamo questi messaggi visivi che ci ricordano che questa è la realtà quotidiana, questa è la guerra, giorno dopo giorno. Peraltro ci siamo accorti dell'ISIS proprio nel momento in cui cominciavano ad arrivare questi filmati di sgozzamenti. L'ISIS c'era già da prima, nessuno sì. Ne parlava, nessuno sapeva nulla, comincia a diventare la guerra portata fin davanti la porta di casa nostra nel momento in cui vediamo questi filmati, quindi la potenza, diciamo, mediatica di questa organizzazione è enorme, cioè, ha capito che quello è il modo per poter comunicare la propria guerra, cioè quella di scioccare quanto più possibile le altre popolazioni, e tutto sommato, diciamo, con un costo di vite umane molto più limitato di un'azione come quella delle Torri Gemelle. Beh sì, cioè molto più basso, certo. Ma una cosa che tu hai detto prima, che secondo me è molto importante, è anche la conoscenza. Allora, lo Stato Islamico è gestito da
da una parte, insomma, da un gruppo di ex jihadisti che provengono dal gruppo di Al-Zarqawi, quindi i salafisti radicali, che diciamo sono nati nel 1996 in Giordania, e questi sicuramente sono religiosi, e va bene. L'altra parte invece sono alcuni quadri dell'intelligence ed anche dell'esercito di Saddam Hussein, che invece hanno una visione molto più pragmatica del mondo, ma soprattutto hanno una concezione molto forte dello Stato. Però la cosa interessante è che tutti e due hanno una conoscenza profonda, assolutamente profonda, del sistema di comunicazione occidentale, della psicologia occidentale e della cultura occidentale. Non so, per esempio, quelle immagini, la decisione di bruciare il soldato Giordano, con quelle scene che voi avrete tutti visto, ecco, quella è copiata direttamente da uno degli show più popolari che ci sono in Gran Bretagna e negli Stati Uniti, che si chiama Game of Thrones. Ecco, l'hanno scelta perché teatralmente parlando avrebbe avuto l'impatto massimo sulla nostra psiche. Ecco, un discorso analogo si può fare sul comportamento della stampa. Tu l'hai detto, quindi adesso lo posso dire, tu sei il giornalista. Cioè, loro hanno capito perfettamente che la stampa è diventata una sorta di animale insaziabile, perché con il discorso delle news di 24 ore, cioè qui ogni istante, ogni momento bisogna inventarsi qualche cosa, cioè tu devi dare in pasto a questa macchina, che è praticamente sempre affamata, notizie su notizie su notizie. Quindi è chiaro che c'è meno controllo, ma soprattutto che c'è la ricerca costante della notizia sensazionalista. E lì la loro propaganda praticamente c'è andata a nozze, perché ci hanno dato di tutto e continuano a darci di tutto. Cioè non c'è limite alle atrocità che vengono messe in rete, alle atrocità che vengono pubblicizzate. Ma è vero o non è vero? Cioè, nel senso, se è vero che questa è una strategia per terrorizzarci, allora dovremmo chiederci: ma è vero? Ma forse è meglio, per distruggere questa mitologia che si è creata intorno allo Stato Islamico, forse è meglio presentarlo in realtà come uno Stato che ha una burocrazia, che ha una pubblica amministrazione, dove bisogna andare a fare la fila per vedere il medico, dove è difficile far entrare i bambini nelle scuole a meno che non si conosce qualcuno. Cioè, nel senso, uno Stato come il nostro, con gli stessi problemi che noi abbiamo quotidianamente. Allora, questo toglierebbe questa parte, diciamo, barbara, e lo renderebbe anche più, non dico accettabile, però più tollerabile, e farebbe meno paura. Cito un pezzo sempre del libro, cioè sono le parole di un membro dell'ISIS: voi, cioè gli occidentali, vedete soltanto le esecuzioni, ma ogni guerra ha le sue esecuzioni, i suoi traditori, le sue spie. Noi organizziamo mense pubbliche, ricostruiamo scuole, ospedali, riportiamo l'acqua e l'elettricità, paghiamo per il cibo e per il carburante. Mentre l'ONU non è stata nemmeno capace di consegnare gli aiuti umanitari, noi vaccinavamo i bambini contro la polio. Offre uno spaccato dell'ISIS totalmente diverso da quello che i media ci offrono ogni giorno, e in questo senso capiamo bene di quanto siano bravi a comunicare, lo dico, diciamo, da tecnico, non a manipolare, ecco, la comunicazione. Sono bravi a fornire le informazioni che vogliono che vengano date. Sì, io penso che uno dei problemi fondamentali che noi abbiamo oggi è proprio la mancanza di un'informazione vera, cioè noi non sappiamo quello che sta succedendo.
E non sappiamo quello che sta succedendo, non solo perché appunto siamo condizionati da questa macchina infernale che vuole continuamente notizie, notizie, per cui gli diamo pure le notizie che non sono vere, ma secondo me ci troviamo in una situazione unica, la prima volta, perché questa è una guerra che viene fatta dalle macchine. Allora, da una parte ci sono i droni, quindi le macchine, e dall'altra parte ci sono gruppi armati, quindi terroristi, che noi finanziamo. Questa è una gigantesca guerra per procura, ma lo è stata dall'inizio, io lo dico nel libro. Come lo Stato Islamico è diventato lo Stato Islamico? Perché si è agganciato a questo giro incredibile di soldi che venivano dai paesi del Golfo, in cui tutti davano i soldi a chiunque era disposto a combattere contro il regime di Assad. Poi nessuno controllava, perché figuriamoci. Cioè, io ho parlato ultimamente con uno di questi qua insomma, simpatizzante, diciamo, dell'ISIS, che mi ha raccontato che ancora oggi in alcune zone arrivano queste macchine dei sauditi assolutamente piene di soldi, e dopo 3 o 4 giorni cominciano a girare i SUV nella zona in cui sono arrivati, perché poi tutti hanno i SUV. E quindi dico, è assurdo. Allora, per esempio, noi occidentali oggi diamo i soldi al PKK. Adesso io so che tutti nel mondo amano i curdi. Cioè, i curdi hanno fatto una campagna pubblicitaria negli ultimi 20 anni pazzeschi. Però, porca miseria, cioè, i curdi stanno nella lista, cioè il PKK è nella lista delle organizzazioni terroriste. Hanno fatto saltare svariate persone in aria, le hanno ammazzate in Turchia, hanno messo le bombe. Quindi, diciamolo, allora, vabbè, va benissimo. Questi non sono più terroristi, perché questi ammazzano, sì, va bene, però adesso non ci servono, per cui basta, li cancello dalla lista. Allora, diciamo questo e va benissimo. No, loro stanno ancora nella lista delle organizzazioni terroriste, però non gli diamo i soldi, perché così loro combattono contro lo Stato Islamico. Ma io dico, ma è assurdo, è tutto assurdo. Cioè, è come il problema dei mujahideen. Prima abbiamo finanziati quella grande guerra per procura, li abbiamo finanziati per combattere contro i russi, poi questi qui sono tornati a casa e hanno cercato di iniziare le rivoluzioni nei vari paesi, poi alla fine ci abbiamo avuto Al Qaeda. Ecco, immaginate una situazione così all'ennesima potenza, perché lì ci sta di tutto di più. Allora, ci stanno i curdi, ci stanno gli sciiti, ci stanno gli Hezbollah, ci stanno i russi, ci stanno i sunniti, poi ci stanno svariati gruppi di sunniti, e poi ci stanno tutti i gruppi di delinquenti, tutti i signori della guerra. Cioè, questa è la situazione, e noi paghiamo. Cioè, allora, droni, no? E guerra per procura. Peraltro è una situazione talmente complessa, dove gli attori in campo appunto sono talmente tanti che a un certo punto non è più chiaro neanche chi è contro chi, perché gli interessi sono molto forti, ognuno ha il suo interesse, ci sono gruppi che si sono fra loro coalizzati per interessi, diciamo, affini, ma ovviamente sono gruppi disomogenei. Oggi la notizia di oggi è, diciamo, questa entrata a gamba tesa dei russi in questa guerra asimmetrica. Lo stanno facendo con forze di terra, a quanto pare, con forze di terra che sono vestono però le divise dei siriani di Bashar al-Assad. Chiaramente è una situazione in cui gli americani cominciano ad avere qualche problema, però ovviamente loro non scendono in campo con le truppe, muta ulteriormente gli equilibri, no? Certo, nel senso, sicuramente i russi lì c'erano, come ci stanno gli americani in Iraq, come ci stanno gli americani in Afghanistan, cioè, nel senso, magari non c'hanno le divise
dell'esercito locale. Ma allora, chi è che ha fatto tutta la battaglia al nord della Siria? Chi è che ha destabilizzato il nord della Siria, in particolare Aleppo? Ma sono stati gli Hezbollah. Gli Hezbollah entravano e uscivano in continuazione. Cioè, così è iniziato nel nord. E chi li finanzia gli Hezbollah? L'Iran, giusto? Adesso noi abbiamo fatto un trattato, noi, cioè insomma gli americani, ma tanto noi facciamo tutto quello che fanno loro, un trattato con l'Iran. Perché? Perché ci abbiamo bisogno degli iraniani, perché se no qui ci abbiamo l'ISIS che sfonda da Mosul verso l'Iran, arriva a Baghdad, ecco fatto, ha tagliato diciamo il nord dell'Iraq, e quindi noi abbiamo bisogno delle forze iraniane. Ma diciamo è un caos, è molto peggio che nel 2003, molto molto peggio, è un caos, è un'incompetenza, non so da dove iniziare per spiegare una cosa del genere, cioè è un'incompetenza a livello proprio di politica estera profonda, nel senso, io ho l'impressione che alla Casa Bianca ed anche qui in Europa non ci capiscono più nulla, cioè non sanno più che pesci prendere, perché hanno delegato questa guerra in Siria ai loro alleati del Golfo, i quali hanno creato tutto questo, e adesso loro stanno facendo la stessa cosa, nel senso, noi finanziamo non solamente a livello finanziario ma anche con le armi tutta questa miriade di gruppi armati. Cioè, che cosa pensano che succederà nel Kurdistan? A un certo punto i curdi diranno: sai che c'è, questo è il Kurdistan, questo pezzo me lo prendo dalla Turchia, questo pezzo me lo prendo dall'Iran, questo pezzo me lo prendo dall'Iraq, e io dichiaro la nazione curda. Le conseguenze per la Turchia saranno tremende. Adesso abbiamo il problema dei profughi, che continuerà, perché è chiaro. Cioè, poi ci saranno i giordani che se ne andranno, no? Poi ci saranno dal Libano, perché poi la destabilizzazione è in atto. Cioè, 15 mesi fa lo Stato Islamico era infinitamente più piccolo di quello che è oggi. Cioè, sono 12 mesi che li bombardiamo e questi sono cresciuti. I profughi sono aumentati. Non so. Le paure in Europa sono aumentate. Vediamo. Vabbè, adesso ce l'abbiamo in casa. Gli ungheresi che alzano muri, allora, in Nord Europa dice... bloccano le autostrade per non farli passare. Però, da quando il problema era soltanto di Italia e Grecia, non lo vedeva nessuno. Però credo pure l'Italia tutti. E la Grecia, però capito, pure l'Italia e la Grecia, il problema, c'avevano il problema, ma io non ho visto Renzi o il leader greco dire a Obama, e in parole semplici, ma che cosa state facendo? Cioè, è sempre tutto un po', cioè anche lì c'è una grande teatralità, nel senso, noi siamo grandi amici degli americani, noi siamo nella NATO, noi siamo protetti, ma non è vero assolutamente, no, noi non siamo protetti da assolutamente nulla. Cioè, noi abbiamo avuto questo influsso di questi profughi da anni, e ce li abbiamo, ed è un dramma umano. Cioè, non è che dico che è un pericolo, è un dramma umano. Uno non vuole vivere in una società dove va a farsi una passeggiata e vede questo degrado dovuto proprio a questa crisi. Cioè, secondo me anche questi nostri politici avrebbero dovuto agire di più. Adesso improvvisamente la Merkel ha deciso che apriamo le frontiere, per cui tutto va è bene. È cambiato il vento. E dire che tutto era partito dalle primavere arabe nel 2011, quando si pensava che finalmente la democrazia veniva esportata anche in Africa, sì, in Medio Oriente. Però tu adesso... Invece le primavere sono fallite. Sostanzialmente. Ma sono fallite in un a parte modo... la Tunisia in qualche modo, ma poi per il resto le sono ma fallite. Sono fallite. Beh, allora io dico, mettiamocelo mettere nei panni di quel ragazzo ventenne, no? E, allora, il ragazzo ventenne che dice: sì, va bene, il regime siriano ha represso nel sangue la primavera araba, e per questo ci troviamo in questa situazione di guerra civile. Però dico, insomma, chi è che è al potere in Egitto? Appunto. Cioè,
Allora, anche lì c'è stata una repressione, magari non è stata una repressione tanto violenta, è stata una repressione più sofisticata, però insomma alla fine Morsi, che è stato eletto, è in carcere, Mubarak sta fuori e il suo amico Sisi sta al governo. Allora, se io sono un ragazzo di 20 anni, sempre qui in Europa, alla fine sono stanco pure di questa ipocrisia, nel senso, ne ho viste talmente tante, i miei genitori mi hanno raccontato questa storia talmente tante volte, che tutti questi tentativi di cambiamento democratico, di costituire lo Stato-nazione musulmano, di realizzare l'utopia, diciamo, politica musulmana, sono falliti sempre per gli stessi motivi, perché l'Occidente è prepotente e appoggia i prepotenti, i dittatori, e allora alla fine penso, cosa che faccio? Prendo un fucile e creo un nuovo Stato. È questo che noi non riusciamo a capire, secondo me, che loro percepiscono questa realtà in un modo completamente diverso dal nostro. È chiaro che noi non la pensiamo nello stesso modo, perché non succede a casa nostra. Però sicuramente, beh, insomma, succede a casa nostra, pure a casa nostra succedono delle cose un po' strane, però diciamo, abbiamo sempre lo strumento della democrazia, no? Cioè, noi siamo infinitamente meglio. Ci dobbiamo mettere nei loro panni per riuscire a capire quello che sta succedendo. E lo stesso discorso vale per il consenso delle popolazioni che si trovano all'interno del territorio dell'ISIS. Allora, se io sono una madre che ha vissuto 10 anni in Iraq, in più prima ho avuto le sanzioni, poi c'è stata la guerra, non so cosa dar mangiare ai miei figli, ho un numero illimitato di parenti che è stato ammazzato perché durante, diciamo, la guerra civile, via dicendo, improvvisamente arriva lo Stato Islamico che mi garantisce l'ordine pubblico, io posso uscire, posso andare al bazar, posso andare a fare la spesa, posso dare da mangiare ai miei figli, i miei figli hanno un lavoro, hanno una scuola, vengono vaccinati, ma ho l'elettricità, l'acqua, cose che non c'avevo prima, e soprattutto non ci stanno più i signori della guerra che imperano in queste regioni, ma è chiaro che io dico, beh, meglio lo Stato Islamico. Cioè, bisogna capire pure da che livello uno parte. Veniamo a un altro aspetto della propaganda del califfato, che è quello della distruzione dei beni archeologici. L'ultimo scempio sarebbe quello del sito di Palmira, che l'ISIS ha conquistato alla fine della primavera, e per un po' non è successo assolutamente nulla. Poi ad agosto è stato ammazzato, insomma, il custode di questo sito, Khaled al-Assad, e poi è cominciata la demolizione a colpi di tritolo, perlomeno così ci viene rappresentata nelle immagini che arrivano sempre attraverso i social attraverso YouTube, eccetera, e che poi vengono rilanciate dai grandi network televisivi, da tutti i telegiornali. Lorenzo Cremonesi l'altro giorno sul Corriere ha scritto che gli strateghi del califfato hanno pazienza, le loro carte le giocano con calcolata crudeltà, vogliono stupire, fomentare l'orrore a livello mondiale, vogliono che la nostra indignazione si mischi al senso di impotenza. È solo questo o c'è anche dell'altro? Ma dunque, io penso che loro sono meno interessati a quello che pensiamo noi di quanto noi crediamo, nel senso, noi per loro non siamo il centro dell'universo, questo è uno degli errori che noi facciamo. Allora, punto prima, io non so se è vero che stanno distruggendo, sicuramente Palmira, io ci sono stata, è enorme, allora dai satelliti, ma anche gli stessi droni, insomma, qualche foto della distruzione di Palmira ce la dovrebbero mandare, perché non ce l'abbiamo? Io
Beh, io non ho visto nulla di tutto questo, magari lei l'ha visto sull'internet. Comunque io dal mio punto di vista di persona che lavora per alcuni governi, queste foto non le ho viste. Quindi forse magari su internet. Comunque. Ma sono comunque il senso Vabbè. È che potrebbero essere manipolate quelle immagini. Oh no, sì, beh. Che non è una fonte più attendibile di quella dell'ISIS. Se lo dicono gli americani deve essere vero. A proposito di propaganda, guarda, diciamo, che gli americani. Sì. Beh, non credo che gli americani non finanziano l'ISIS. Vabbè, comunque senta, io le dico, siccome io faccio questo lavoro non dal punto di vista scientifico, cioè quello che dico lo dico perché l'ho visto e l'ho provato, e quindi ecco. Le posso dire che io le prove che hanno distrutto Palmira non ce l'ho, quindi non le posso dire sì l'hanno distrutta, cioè, il giorno in cui ci avrò le prove le dirò sì l'hanno distrutta, ma non posso dire una cosa che non è vera. In ogni caso, qual è lo scopo di distruggere Palmira? Cioè, nel senso, parliamoci chiari, questi hanno sgozzato le persone e adesso la distruzione dei Allora, se vogliamo discutere su un'escalation, se vogliamo discutere su una drammaticità che sale, è chiaro che la distruzione dei monumenti viene in una posizione, diciamo, meno sconvolgente che l'uccisione davanti a una telecamera di un ostaggio. Cioè, una vita umana, scusate, ma vale molto di più di un monumento, almeno dal mio punto di vista. Quindi, perché distruggono i monumenti e non ci fanno vedere invece che sgozzano lì a Palmira? Pure si disse, no, che avevano ucciso un gruppo di dissidenti della città al centro dell'anfiteatro. Allora, perché non ci mostrano quelle immagini che secondo me per noi sarebbero molto più sconvolgenti? Se, diciamo, l'obiettivo è, come tu dicevi in questo articolo, è quello di sconvolgerci. Cioè, non capisco qual è, diciamo, la motivazione della distruzione dei monumenti. Cioè, per loro questi monumenti non hanno nessuna importanza, per noi sì. Ma va bene, ma cioè, quando uno ha. Ma capite, questi sono tutti discorsi, secondo me, che non dico che sono superficiali, però che non tengono in considerazione che quello che lo Stato Islamico ha fatto per sconvolgere noi è già stato infinitamente superiore della distruzione dei monumenti. Nel senso, al momento in cui questi qui uccidono, sì, ma possono fare delle cose, vogliono sconvolgerci, possono fare delle cose infinitamente più sconvolgenti. In ogni caso, discutere sulla distruzione dei monumenti mi sembra, non so, mi sembra non così importante. Beh, probabilmente no? C'è il tentativo comunque di rappresentarsi verso l'Occidente come spietati in ogni campo, probabilmente, perché d'altronde quando mandano i filmati degli sgozzamenti vogliono fare vedere che sono spietati, lo sono con gli uomini come con le cose, e probabilmente siccome diciamo, nella cultura occidentale la salvaguardia di un bene archeologico è molto importante, ma hanno perché capito. Ma, cioè, ma qual è lo scopo? Allora, noi sappiamo qual era lo scopo dello sgozzamento, va bene? Allora, ne abbiamo discusso e l'abbiamo spiegato. Questa non è gente che fa le cose senza pensarci, e lo dice anche l'articolo, cioè, nel senso, questa è gente che pianifica, che certo. Sa fare la guerra, tant'è che oggi come oggi hanno un territorio molto più grande di quello che c'erano prima, quindi non è gente che così mette in rete le cose perché le vuole mettere in rete. Allora, qual è l'obiettivo della distruzione dei monumenti? Qual è l'obiettivo del saccheggio delle opere d'arte? Cioè, qual è, dal punto di vista proprio della leadership politica, cioè, qual è l'obiettivo? Io non riesco a capirlo, nel senso, non è in linea con il livello altissimo, sofisticato di comunicazione che lo Stato Islamico ha condotto fino ad oggi. Leggo, cioè, del, non è.
le parole della direttrice generale dell'UNESCO, intervistata da Repubblica un paio di settimane fa, Irina Bokova, forse ci può aiutare a capire quale può essere la chiave. Il patrimonio culturale è legato all'identità dei popoli, non è solo questione di vecchie pietre, ma dei valori a esse connesse, valori che parlano di tolleranza, dialogo, convivenza e mutuo rispetto. Cancellare le radici comuni è parte della loro strategia, la loro è una ideologia totalitaria. Ma sicuramente la loro è un'ideologia totalitaria, cioè nel senso che stanno costruendo uno Stato basato su una serie di regole che sono regole totalitarie. Questi non sono democratici, assolutamente no. Però per la popolazione locale queste rovine non hanno significato. Qui noi parliamo di popolazioni tribali, che viene, cioè, nel senso, non parliamo di gente che avuto nei confronti di queste rovine lo stesso rapporto che possiamo avere noi. Allora, sicuramente a Palmira molte persone lavoravano intorno all'industria del turismo, ma io non so se voi siete mai stati a Petra, se avete mai viaggiato nel Medio Oriente in questi posti. Cioè, il rapporto che i locali hanno nei confronti dei propri monumenti non è questo rapporto di grande identità, cioè la mia civiltà viene da Palmira, ma quelli erano i romani che occupavano la popolazione locale. La loro civiltà non vede questo tipo di rovine come l'elemento fondamentale dell'identità, assolutamente no. Questi sono popolazioni tribali, principalmente che derivano da un passato nomade, che non c'entrano assolutamente niente con questi monumenti. Quindi quello che dice il presidente dell'UNESCO è un'interpretazione occidentale di una realtà colonizzatrice occidentale. Ma benissimo, però scusi, cioè quello che ha detto, quello che tu hai letto, sì, si riferiva alla distruzione. Cioè non è che se loro distruggono Palmira distruggono la cultura occidentale, assolutamente no. Cioè, però quello che si riferisce, il discorso, la lettura di questo brano si riferisce all'identità locale, non all'identità occidentale. Lo vuoi rileggere? No, perché sennò qui... Il patrimonio culturale è legato all'identità dei popoli. Irina Bokova che parla, direttrice generale dell'UNESCO. Non è solo questione di vecchie pietre, ma dei valori a esse connesse. Valori che parlano di tolleranza, dialogo, convivenza, mutuo rispetto. Cancellare le radici comuni è parte della loro strategia. La loro è una ideologia totalitaria. Si è detto che ci potrebbe essere dietro anche il traffico di reperti archeologici, però leggevo nel libro citato il Wall Street Journal, secondo il quale ogni giorno invece dalla vendita del petrolio l'ISIS ricava 2 milioni di dollari. Ecco, di fronte a cifre così enormi, il traffico di reperti, per quanto lucroso possa essere, mi sembra davvero una cosa minima. Cioè, ma non c'hanno bisogno di questi soldi, perché cioè, tra l'altro controllano un territorio con 8 milioni di abitanti che regolarmente pagano le tasse, cioè, quindi nel senso non hanno bisogno dei reperti archeologici. In ogni caso, una cosa che un po' mi infastidisce su questa storia dell'archeologia è che quando è stata distrutta, quando nel 2003 ci sono stati dei saccheggi incredibili in Iraq e molte delle opere che erano nel museo bellissimo archeologico di Baghdad sono arrivate da crisi e via dicendo, nessuno ha detto niente. Lì non si distruggeva, no? Lì non si distruggeva. Cioè, mettiamoci in testa questa cosa, che qui non c'è il bene e il male, perché pure noi abbiamo fatto delle cose tremende. Qui c'è una realtà politica incredibilmente complessa, che trova le sue radici nell'invasione dell'Iraq del 2003, invasione fatta sulla base di una marea di bugie presentate al mondo dagli americani e dagli inglesi, insieme a noi italiani e agli spagnoli. Quindi, insomma, diciamo la verità. Quindi, se vogliamo iniziare
a cambiare, cominciamo a far mea culpa. Noi siamo tutti cattolici, siamo tutti occidentali, siamo tutti quanti legati a questa grande cultura che è la cultura occidentale. Cominciamo a far mea culpa, perché secondo me quello è l'inizio, perché non possiamo sempre tirare le pietre addosso a questi nemici. Capiamo anche che senza di noi tutto questo non sarebbe successo. Allora, tutto questo ci mette, ci dà la possibilità di mettere in prospettiva quello che sta accadendo, inclusa la propaganda, perché è chiaro che questo tipo di propaganda è una propaganda che supporta il concetto che tanto noi siamo buoni, cioè noi siamo stati buoni a invadere l'Iraq, noi siamo buoni sempre e loro sono sempre cattivi. Scusate, ma certe volte... In occasione... No, invece il Papa, secondo me, guardi, infatti alla fine del libro viene proprio citato il Papa, cioè secondo me il Papa è l'unico politico decente che ci abbiamo, dovrebbe essere lui a governare l'Occidente, cioè il Papa ha detto, è andato in Turchia l'anno scorso, ha detto ci vado io a parlare con questi, e lì si è scatenato, come vai a parlare con questi, ma scherziamo, allora questo è un riconoscimento politico, cioè, ma lei non ha idea di quello che è successo nelle ambasciate. Dopo che il Papa ha detto questa cosa, ma è chiaro che il discorso del Papa è un discorso di conciliazione, non è un discorso di guerra. Quindi se questi sono il diavolo che fa il Papa, è chiaro che non, no, mi sembra evidente che se il Papa vuole fare un discorso di conciliazione vuol dire che anche lui la pensa in un certo senso nello stesso modo, che non c'è il bene e il male. C'è una situazione politica estremamente complessa che deve essere risolta pacificamente, che non può essere risolta con i bombardamenti, perché sennò continuiamo ad andare lungo la stessa china. Proprio sempre a proposito di manipolazione delle informazioni, in occasione di questo incontro di stasera sono andato a rileggermi un saggio del 92 o del 93 sulla prima guerra del Golfo, quella del 91, e sul rapporto fra la guerra e i media. Da questa analisi di questo studioso inglese Philip Taylor emergeva in quel saggio che avevano, dal punto di vista mediatico, barato da tutte e due le parti, cioè sia gli americani, quindi sia la coalizione occidentale, sia gli iracheni avevano raccontato un sacco di bugie. La novità stavolta è che avevano barato anche gli iracheni, nel senso che avevano saputo sfruttare bene che cosa significava comunicare, dare il proprio punto di vista. Tutti ci ricordiamo Peter Arnett sul tetto dell'albergo al-Rashid con la mega parabola satellitare, che peraltro era soltanto un telefono, e raccontava questi bombardamenti. Oggi è tutto più semplice, oggi non c'è bisogno della mega parabola satellitare, basta un telefonino di 100 euro per raccontare al mondo con video e foto quello che sta succedendo. Ecco, la differenza fra allora e oggi è soltanto questa, o dal punto di vista, diciamo, del manipolare l'informazione c'è ancora maggiore scientificità? Beh, io direi che la differenza sicuramente dal punto di vista tecnologico, quella che tu dici è vero, oggi capito, con un piccolo telefonino da 100 euro tu puoi fare di tutto e di più, però la differenza è che oggi su quel tetto non c'è nessuno. Nessuno. Quello è il punto. Quindi ci possono essere tutti i telefonini che vuoi, iracheni, siriani, ma il telefonino del mio corrispondente lì non c'è, io non ce l'ho il corrispondente, io non c'ho un corrispondente occidentale di cui mi posso fidare che sta lì e che mi dice sì è vero, guarda, stanno bombardando qua, stanno facendo questo, non c'è nessuno.
Nessuno. Ma fino ad arrivare al paradosso, nel libro ho citato il caso di una collega italiana freelance che è andata in Francesca Siria Bore, a cercare di raccontare quello che aveva visto con i propri occhi, ha proposto degli articoli ai giornali italiani e gli sono stati rifiutati. I giornali italiani hanno preferito documentarsi allora, con i social, con Instagram, con YouTube. Quella è una bellissima storia, infatti, tanto per rispondere anche a voi che dite sì, abbiamo visto, ci sono le foto, eccetera. Allora, Francesca Borri, vale la pena raccontarla, cioè Francesca Borri è entrata dal confine con la Turchia in Siria per arrivare ad Aleppo, nel mezzo di una di quelle battaglie pazzesche tra le truppe di Assad e praticamente i vari gruppi insurrezionali. Allora, tutti i corrispondenti stavano fuori, cioè stavano tutti al confine. E lei ha detto no, io entro, e chiaramente subito l'intelligence americana e anche quella italiana via dicendo, gli hanno detto ah sì, se vuoi entrare ti facciamo un briefing, perché chiaramente neanche l'intelligence stava dentro, e le hanno detto ah non c'è problema perché guarda i ribelli stanno vincendo, quindi vai tranquilla, cioè vai diretta fino a Aleppo che non è tranquillo. Questa sale sul taxi, lei è il taxi, e praticamente dopo 10 chilometri si trova nella prima linea della battaglia e racconta appunto come assolutamente non era vero che i ribelli vincevano, al contrario, cioè i ribelli si erano ritirati perché le truppe di Assad in realtà avevano vinto. Quindi già questo, vabbè, comunque insomma, questa qui è entrata, è rimasta... sembra un giorno, poi è riuscita con tutte le storie e a quel punto ha cercato di vendere la storia e non gliel'ha comprata nessuno, e il motivo per il quale non gliel'ha comprata nessuno, no, Le Monde l'ha presa Le Monde, e il motivo per il quale non gliel'ha comprata nessuno è perché tutti i redattori, no, che chiamavano, non so, New York, New York Times, e quello diceva, ma come? Tu mi stai dicendo questa cosa, ma se io ho il corrispondente che sta lì. Dice no, guarda, il corrispondente tuo non sta lì, il corrispondente tuo sta in Turchia. Sì, ma guarda che mi ha mandato un sacco di roba su Twitter, su Facebook. E lei ha detto no, guarda, io sono entrata e stavo lì ad Aleppo, ti posso dire che le truppe di Assad hanno ripreso gran parte della città. Si dice vabbè, io non te la posso comprare questa storia, perché che gli dico poi al mio corrispondente? E allora che sta a fare lì il corrispondente? Ecco, questo è quello che succede. Quindi la Repubblica, il New York Times, allora, quando voi leggete, ma quello dove sta? Cioè, sta in Turchia oppure sta veramente lì? E la risposta è, dentro non ci sta più nessuno. Nel senso, adesso Francesca Borri è rientrata, è entrata embedded con un gruppo di donne dello Stato Islamico che combattono, e sta lì, sono 10 giorni che non la sento, e quando uscirà ce lo racconterà. Ma la compreranno questa storia? Cioè, nel senso, chi è che comprerà la storia di un gruppo di jihadiste donne? In un paese dove si dice che le donne vengono considerate essere inferiori, non possono uscire di casa, eppure c'è un gruppo di donne che combattono. E questa è, noi non sappiamo nulla, questa è la verità, non sappiamo nulla. Oggi con i telefonini e tutto quanto abbiamo meno informazione che negli anni 60 durante la guerra nel Vietnam. Dove c'erano i giornalisti embedded? Dove c'erano i giornalisti embedded? Ma c'era una guerra, diciamo, normale, scusate se mi passate questo termine, nel senso dove c'era un nemico e c'era chi combatteva contro qualcun altro. Qui non si capisce più niente, sono saltate tutte le regole anche delle guerre, quindi anche questo è diventato un ulteriore problema. Volevo cogliere un'altra contraddizione, insomma, in questa attività, diciamo, mediatica molto estesa da parte del califfato dell'ISIS. Posso parlare? Io sono andato in parte da tempo, da circa due mesi. Avete
internet. Sì, sì. Io ogni giorno ricevo 3 volte le notizie da Lego. Bravo. La parte dei ribelli, non del governo. Sì, infatti. Interessante, no? Sì, però allora ci sono. Per me, Palmira non è da un popolo dei sogni nomadi, ma una cultura, una civiltà vecchia. Noi siriani siamo proprio orgogliosi della Palmira. Sicuramente, sì, sicuramente. Sì. Ci sono. Che taglia la testa. Questi là non sono né dai siriani, né anche dai iracheni, dai. Sono forniti da fuori. Come forniti da fuori, scusi? Finanziati. Dai. Finanziati. Finanziati da fuori. Scusi, ma lei mandava le notizie 3 volte al giorno? Lei è un giornalista? Ah, lei è un medico e mandava le notizie. Un medico che mandava le notizie. Interessante, vedi? Eh? Ah, lei riceve! Scusi, non avevo capito, ho detto mandavo. Ah, lei riceve le notizie da... Dalla parte sì. E chi gliele manda queste notizie? I ribelli. I ribelli. Siriani, giornalisti siriani. Non occidentali, non ci sono giornalisti occidentali. No. E quello è il problema. E quello è il problema. Beh, nemmeno nel Vietnam conoscevano, però nel Vietnam ci potevano andare perché c'erano... E gli eserciti, quindi andavano con gli eserciti, cioè i giornalisti americani e i giornalisti occidentali nemmeno conoscevano il Vietnam, però c'erano appunto perché andavano appresso all'esercito. Il problema è che non ci che sono esattamente il almeno quello ufficialmente che eserciti occidentali in zona di guerra. Grazie della sua testimonianza. Dicevo, coglievo un'altra contraddizione. In questa guerra mediatica dell'ISIS il loro leader, il califfo al-Baghdadi, non si mostra. Perché? Beh, secondo me questo qui fa parte sempre del mistero, nel senso meno si sa su una persona più uno può usare la propria immaginazione per creare intorno a questa persona quello che ciascuno vuole. Quindi questo è positivo sia dal punto di vista della paura, diciamo, quindi questo califfo che molti immaginano sanguinario e via dicendo, sia dal punto di vista della propaganda, diciamo, positiva. Quindi uno lo può immaginare come una persona altamente religiosa, molto pia, che si tiene in disparte, che quindi non vuole presentare la propria persona come diciamo il leader supremo, esattamente l'opposto di quello che faceva Hitler. Poi secondo me c'è un terzo elemento importantissimo, che è la sicurezza, cioè nel senso meno uno si fa vedere più è facile scappare dai vari tentativi che sicuramente l'Occidente sta cercando di portare avanti, di farlo fuori. Interessante la storia di al-Zarqawi, che nessuno aveva mai visto, nessuna immagine di al-Zarqawi, fino a quando circolarono 2 o 3 foto di lui che giocava con un fucile, che tra l'altro erano foto anche abbastanza imbarazzanti, perché sembrava che non sapesse nemmeno tenere in mano una Kalashnikov. E subito dopo, un mese e mezzo dopo, venne ammazzato appunto da un missile, perché era stato individuato su una macchina che si spostava in un determinato villaggio, poi è entrato in questo villaggio e lì praticamente è stato ammazzato. Quindi
c'è anche questo elemento qui, cioè meno si sa, meno ci si fa vedere, più aumenta, diciamo, il livello di sicurezza. Torniamo un attimo a parlare di ostaggi. La politica americana e quella britannica è quella, in caso di ostaggi dei, dei loro paesi, di non pagare. E questo mira a sollevare maggiore sdegno e paura nelle proprie popolazioni, che quindi potrebbero essere maggiormente disposte a ammettere un intervento armato, cioè può essere questo il motivo per cui in realtà americani e britannici non pagano, cioè poi gli ostaggi vengono ammazzati e quindi aumenta l'indignazione. Guarda, io vivo tra gli Stati Uniti e il Regno Unito, ti posso dire che assolutamente un intervento armato non ci sarà, cioè la popolazione non l'appoggerà, assolutamente no. Adesso anche con questa emergenza dei profughi, Cameron sta cercando un po' di aumentare, infatti questo intervento con due droni in Siria dove hanno ammazzato due jihadisti inglesi senza il permesso del Parlamento, cioè c'è proprio il divieto di intervenire in Siria da parte del Parlamento britannico, adesso ha creato un dibattito abbastanza acceso. E secondo me Cameron ci avrà alcuni problemi in Parlamento per questo, però è chiaro che sta cercando di alzare il tiro, quindi però truppe assolutamente no, assolutamente no, nel senso gli inglesi ma anche gli americani lì non ci vogliono tornare, perché tanto lo sanno che quella è un... Cioè, no, anche se io sono convinta di questo, guarda, io sono convinta che l'unica soluzione, se non vogliamo prendere in considerazione la possibilità che lo Stato islamico poi diventi uno Stato di diritto, quindi un potere reale in quella regione, quindi ridisegni tutta quanta quella regione, cioè l'unica soluzione è quella lì di intervenire pesantemente con truppe e di rimanere lì per i prossimi 30 anni. Cioè una nuova colonizzazione, perché non vedo nessunissima altra via d'uscita, ma nessun paese occidentale accetterebbe una cosa del genere, che vuol dire che dobbiamo mandare in guerra i nostri figli, cioè non esiste un discorso del genere, quindi è una situazione veramente secondo me irrisolvibile, cioè o troviamo il modo di risolvere pacificamente, il che vuol dire che bisogna in un modo o nell'altro contenere questo Stato islamico, però... E comunque riconoscerlo. Anche se uno non lo riconosce a livello internazionale, lo contieni, cioè allora, questo è il territorio e va bene, cioè faccio in modo che questo territorio non cresca, però lì ci sta pure il problema di Assad, cioè, i siriani scappano mica perché c'è lo Stato islamico solo, scappano perché ci stanno i droni, scappano perché ci sta Assad, cioè la situazione, allora che cosa facciamo? Conteniamo lo Stato islamico e come risolviamo il problema di Assad? Il problema di Assad secondo me pure è risolvibile, perché all'interno del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite la Cina mai e poi mai voterà a favore di un intervento armato, mai, cioè dopo il fiasco che è successo in Libia, cioè in Libia ci stanno 12.000 gruppi armati, 12.000. Adesso io lo so che noi siamo qui in Italia, viviamo questa nostra vita, leggiamo i giornali italiani, però insomma fuori c'è il mondo e il mondo non è gestito dal nostro ministro degli esteri, è gestito da alcune potenze, tra le quali c'è la Russia, c'è la Cina, cioè i grandi giochi non avvengono a Roma, avvengono altrove e noi dobbiamo tenere presente di tutto questo, quindi io non vedo proprio, cioè, infatti il semplice fatto che la Germania abbia detto prendiamo 800.000 persone, guarda c'è stato un rapporto interessantissimo dell'Ocse che è uscito poche settimane fa, che ha detto che l'Europa entro il 2060, se non vuole finire in una stagnazione economica, deve avere
50 milioni di emigrati, cioè devi prendere 50 milioni di emigrati. Il primo paese che si troverà in difficoltà è la Germania, perché chiaramente c'è un invecchiamento, cioè la popolazione tedesca oggi è 80 milioni, nel 2060, la produzione del 2060 sarà 60 milioni, perde 20 milioni. Il Regno Unito arriverà a 80 milioni, oggi ce n'è 64, quindi la prima nazione più popolosa sarà il Regno Unito. Quindi qui si cambia tutto. Quindi è chiaro che la politica della Merkel è, lo sai che c'è? Me li prendo. Questi sono giustamente molto preparati, perché no, il livello di scolarità siriano è altissimo rispetto agli afghani o rispetto agli africani, e mi prendo la crema della crema e ecco fatto. Certo. Capito? Cioè, questo è il mondo, cioè non è quello che leggiamo sulla Repubblica. Scusate, eh? Avete sentito qui il rumorino, perché era il timer che diceva che il nostro tempo è finito. Giusto il tempo di un'altra domanda. Cito un ultimo passo del libro, nel quale è scritto che la guerra di parole e di propaganda che lo Stato Islamico e il resto del mondo stanno combattendo sia sui social sia sui media tradizionali ricorda una finale di Wimbledon, con lo stesso carico di suspense, colpi di scena, interruzioni e imprevedibilità del risultato. È lecito pensare che chi avrà vinto la guerra mediatica avrà vinto anche la guerra sul campo, allora? Beh, sì, secondo me la guerra mediatica è decisamente dove si combatte l'ultima battaglia. Infatti, sai, il semplice fatto che questi bombardamenti non hanno funzionato, il semplice fatto che in questa stanza qui abbiamo tutti una visione in un certo modo diversa a seconda dei social media che leggiamo, a diverso dei giornali che leggiamo, che siamo così, questo diciamo è uno spaccato in un certo senso del mondo. Quindi una cosa loro sicuramente sono riusciti ad ottenerla, ci hanno confuso. E questa è già una grande vittoria. Grazie, grazie a Loretta Napoleoni. Grazie, grazie a voi tutti per essere intervenuti e buona serata, arrivederci.